Maestro, chi è la Maria Callas? Maria Callas è una grandissima cantante, oggi si dice, soprano è meglio dire, non so, qualcuno che è protagonista assoluta dentro un'opera e naturalmente canta, si muove, piange, canta in coro, in coppia, da sola e alla fine riesce a raccontare una storia. Una storia che è commovente, ti ha fatto ridere, ti ha divertito e soprattutto ti ha fatto pensare. Pensare e avere veramente capito l'importanza di un lavoro teatrale, anche cantato come in questo caso. Secondo lei la musica lirica può educare i giovani o serve solo a distrarli? Dipende dall'educazione che si ha. Non è che uno sente l'opera lirica per caso una volta accendendo la televisione e dice ah oh, che bello, della mia musica. No, 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 no. Dipende chi gli sta vicino, chi le racconta, chi illustra il significato e il valore di quello che succede. È così come nelle canzoni, nelle canzonette. Perché ci si innamora di una determinata canzone? Perché vicino c'è una ragazzina che l'ha imparata a memoria e la canta insieme all'autore, magari una bambina sul teleschermo che sta cantando. E allora, d'istinto, già che è bella l'aria, la melodia, anche un'altra persona, anche un altro bambino, comincia a cantare. E allora, tutte le volte che si sente cantare, ecco che sai ascoltare se ti piace o meno, se c'è un ritmo che ti coinvolge, che ti obbliga a cantare insieme, a imparare l'andamento, il ritorno, le melodie. Ecco, c'è sempre bisogno di un'iniziazione, che non significa iniziare via, no, significa avere qualcuno vicino a te che ti aiuta a capire quello che stai ascoltando. Grazie, ministro. Mi ha detto, dimmi la tua e dimmi cosa ne pensi. Facciamo le cose insieme. E non si può stare su un palcoscenico senza. Su un palcoscenico si lavora in squadra. E perciò non si può stare su un palcoscenico senza fare squadra. E lui questo mi ha permesso di fare sin dal primo minuto insieme. C'è stato un punto dello spettacolo dove ti sei permessa di osare un po' di più e invece un punto dove ti sei sentita costretta a fermarti? No. Questa Quindi è la risposta. No. ti sei lasciata andare Mi completamente. sono lasciata andare, non so come dire, guarda, è una cosa difficile da spiegare. È chiaro che ecco, adesso Se qua già non è che ci passando sono le pareti, cioè, davanti, di fronte a lui, veramente prima di conoscerlo non avrei mai, personalmente, non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio vicino a lui, no, ma è chiaro, ma nessuno, ma chi si sentirebbe? Però ti assicuro che poi dopo un attimo insieme a lui ti senti in grado di poter fare tutto, perché lui ti fa credere anche, poi non è vero, però lui ti dà fiducia e quindi tu ti senti anche bravo, vai, ti senti che puoi fare molto di più di quello che magari di quello che non avresti osato immaginare, capito? E no, mi ha dato la possibilità di improvvisare per la gioia del regista Felice Gaffa, che ha fatto un lavoro straordinario perché doveva poi invece fare delle riprese precise di quello che stavamo facendo in scena. E mi ha dato una grande libertà, però mi ha dato anche dei suggerimenti preziosi che sono fondamentali per affrontare un testo. Ok, grazie mille.